Buonasera. Buonasera a voi tutti. Questa sera abbiamo ricevuto varie richieste, ma da quando abbiamo iniziato, di conoscere meglio alcune realtà politiche della destra. Dopo il grande successo ottenuto da Casa Pound ad Ostia, abbiamo avuto ospite il candidato, il signor Marcella, un giovane molto preparato e molto agguerrito, e lì abbiamo pensato di invitare i vertici di Casa Pound. Abbiamo con noi Simone Di Stefano, che ringrazio per la sua presenza. Il tuo Salve, nome? Mauro Antonini. Mauro Antonini, che è candidato alla Regione Lazio, quindi cominciate a prendere nota. Ben trovati. Se riusciremo ad andare al voto a fare queste benedette elezioni. Francesco Amato. Ufficio stampa, dico bene? No, responsabile del terzo municipio Ah, di Roma. sei cresciuto, quando venivi qua eri il capo ufficio stampa, e come voi conoscete, come al solito, Giuseppe Sanzotta è il direttore del nostro quotidiano Gli Italiani. Buonasera. Buonasera. E Alessio Di Mauro, direttore del nostro mensile Il Candido, come Buonasera. ricorderete. Don Camillo Peppone, che viene sempre più nominato in televisione per ricordare sempre il dibattito che ci fu fra Don Camillo e Peppone. Insomma, in questo momento di dibattito non è che ce ne sia proprio poco, la Democrazia Cristiana non c'è più, insomma, le cose sono cambiate di molto. Allora, direttore, a lei. Anche per conoscere meglio un movimento che insomma, ho colto occasioni di andare in televisione. E quindi io la prima domanda che farei, immagino che molti dei nostri telespettatori già vi conoscano, però diciamo per quell'1% che non vi conosce, intanto chi siete, quando siete nati e qual è la vostra. Un attimo, mi prendi un attimo, magari Luciano, sei in onda. un attimo solo, guarda un attimo. Adesso, guarda, ti diamo scusa perché c'è stato un piccolo inconveniente tecnico, insomma, dei microfoni che non funzionavano. Quindi ripeto la domanda per chi non ci ha ascoltato, insomma, facciamo questa puntata appunto dedicata a questo movimento o partito, poi sarà il segretario a dirci se è l'uno o l'altro, tutte e due le cose messe insieme. E intanto appunto chi siete e quando siete nati e quali sono poi le vostre aspettative e soprattutto a chi guardate, a eventuali alleati politici oppure come altre forze politiche dicono di non nessun interesse a stringere alleanza. Beh, Casa Pound sicuramente è un movimento più che un partito perché non ha strutture partitiche, congressi e la tessera, diciamo così, è un'appartenenza quasi di fede più che uno strumento per ottenere posizioni all'interno del movimento. Nasciamo quasi 15 anni fa. Con l'occupazione del palazzo di Via Napoleone III numero 8, che ancora oggi è la nostra sede nazionale, uno stabile abbandonato di proprietà dello Stato, in cui abbiamo messo dentro 18 famiglie. 15 anni fa c'era l'emergenza abitativa, a livelli mostruosi qui a Roma, tantissimi italiani vivevano dentro le macchine. Perché? Perché lo Stato si era messo a vendere i palazzi interi di proprietà pubblica con tutte le famiglie dentro per risanare il debito. Per cui di fronte a quell'emergenza abitativa noi abbiamo scelto di fare quell'occupazione. Chiaramente eravamo tutti più ragazzi, molto più giovani, quindi l'approccio alla politica era nettamente differente. Credevamo che con l'azione, lo crediamo ancora oggi perché l'azione è una parte fondamentale di Casa Pound, però diciamo, credevamo che con quell'azione si potesse risolvere anche il problema dell'emergenza abitativa. Poi abbiamo scoperto che non è con l'occupazione delle case che si risolve il problema dell'emergenza abitativa, anche perché poi, oltre il palazzo di Casa Pound, noi arrivavamo ad occupare tanti altri stabili, ma le famiglie che finivano le nostre occupazioni, poi quando venivano sgombrate, finivano dentro le residence di proprietà dei costruttori, che erano gli stessi che generavano l'emergenza abitativa. Quindi,
Esatto, con gli anni abbiamo capito che la vera possibilità di soluzione del problema, e non solo della casa, ma della politica in generale, era appunto la creazione di un movimento strutturato che arrivasse a candidarsi alle elezioni per prendere il consenso degli elettori. Da qui tutta una serie di passaggi, siamo passati nella fiamma tricolore, siamo stati candidati in maniera indipendente nelle liste di Francesco Storace con un nostro candidato, parlo del 2004. Poi alla fine è nata Casa Pound Italia, che ha messo insieme quel network, usiamo questa parola, quella rete che si era creata di comunità sul territorio nazionale, che ha generato il movimento. Ad oggi, dopo anni, diciamo così, di preparazione, iniziamo ad avere risultati brillanti sul territorio. Ostia ne è l'ultimo esempio, ma c'è anche Bolzano, anche lì con 3 consiglieri comunali un 7%, Lucca con un 8%, Todi 5%, quindi diciamo su tutto il territorio inizia a uscire un risultato consistente, c'è un'attenzione mediatica spasmodica, questo ci fa pensare che Casa Pound può tranquillamente pensare di aggredire quel 3% di sbarramento nazionale per mandare i suoi rappresentanti in Parlamento. E quindi questo è il nostro obiettivo principale. Di alleanze ovviamente non ne prevediamo ad oggi. Perché avete avuto però un rapporto in passato, per esempio, sì, con Salvini? Certamente, nel 2014 abbiamo provato a fare un fronte sovranista, ovvero cercando di togliere Salvini dall'influenza di Silvio Berlusconi e quindi di creare qualcosa di nuovo. A quei tempi Salvini era molto fermo sulle posizioni no euro, di critica all'Europa, e sembrava che si potesse creare veramente qualcosa di nuovo che, secondo me, se fosse andato avanti ad oggi, poteva contendersi diciamo una bella fetta di elettorato. Purtroppo poi Salvini è tornato sui suoi passi, o lo hanno consigliato male, o forse nella Lega comandano ancora Zaia e Maroni, però fatto sta che ad oggi la situazione è questa: c'è un centrodestra dove dentro c'è un po' di tutto, quindi c'è Berlusconi che è un filo europeista, un filo euro, uno che sta a piedi pari nel Partito Popolare Europeo, recentemente hanno imbarcato anche Zanetti, Scelta Civica e altri soggetti vicini addirittura a Mario Monti e alla Fornero. E poi c'è Salvini che continua a dire che si può criticare l'Europa e che si può uscire dall'Europa stando con Silvio Berlusconi. Ecco, beh, secondo noi questa, diciamo, questa visione è fallace ed è completamente sbagliata, per questo noi ne siamo fuori. Sembra che ci sia una telefonata, ce l'abbiamo pronta? Pronto? Eccomi. Pronto? Chiude la TV. Pronto? Buonasera, da dove chiama? Sì, pronto, buonasera. Da dove ci chiama? Chiude la TV però. Abbassi la televisione. Siamo da Roma, buonasera, buonasera a voi. Abbassi la televisione, per favore. E a tutti. Sì, sì. Non lo capisco. Forse. Se... E a tutti presenti in studio. Grazie. Volevo fare una domanda al segretario nazionale di Casa Pound. Prego. Simone Di Stefano, se è possibile. Sta qui. Prego. Per lei. Volevo chiedere, ma di fronte al decadimento della politica italiana, a questa galassia così strana del centrodestra, negli ultimi tempi sento cose a del poco incredibili. Oggi pare che Berlusconi abbia addirittura smentito di aver candidato a premier il generale Gallitelli. Sento ancora dire che, e questa è ufficiale la notizia, che Enrico Zanetti, qui della lista civica, il partito di Monti per intenderci, sia passato con Forza Italia quando è stato vice ministro, dico bene, del Ministero dell'Economia e Finanza del governo Renzi, è passata a Forza Italia. Ma tutto questo non è già un po' di inciucio? Ma questo centrodestra dove vuole andare a parare sostanzialmente? Io non lo riesco a capire, non lo spiegherei gentilmente. Grazie, ci seguo ogni martedì e sera. Avrei anche un'altra telefonata, mi scusi, abbia pazienza. Avrei anche una domanda per il responsabile del Lazio di Casa Pound, candidato presidente alla regione, se possibile. Se è veloce, sì, prego. Farla dopo, mi dica lei. No, la faccio prima, così la rispondiamo ora tutti insieme. Ecco, allora volevo chiedere a Mauro Antonini, con tutte le problematiche che ci sono qui nel Lazio,
e quale ritiene, diciamo, lui quella più immediata, di dover dare una risposta più immediata, senza ovviamente tralasciare tutte le altre, non appena sarà eletto, come tutti vogliamo augurarci, vista la sua sempre costante presenza sul territorio nella regione Lazio. Questa sostanzialmente è la domanda, diciamo un po' a carattere generale, però la ringrazio, la ringrazio. Ogni martedì sera, non soltanto umano ma in tutta la regione Lazio, sarebbe opportuno che, diciamo, gradirei, diciamo, sapere da lui. Sì, già l'ha detto, grazie, grazie. Quale vorrà dare una risposta. Grazie. Allora, continui a seguirci ogni martedì sera. Buonasera. Prego, segretario. Allora, sì, rientriamo nel discorso e sarò breve, che stavamo affrontando prima. Il centrodestra non va da nessuna parte, questo è chiaro. Il centrodestra, così come nessun'altra formazione politica, oggi può governare la nazione, perché la legge elettorale lo impedisce. Per vincere queste elezioni serve il 42% di consensi sul proporzionale e vincere la metà o oltre dei collegi uninominali. Questa è un'impresa che è fuori dalla portata di qualsiasi schieramento, perché viviamo oggi in un sistema tripolare in cui c'è il centrodestra, il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Questa legge è stata scritta per arrivare a un pareggio sostanzialmente, e da questo pareggio deve nascere un futuro governo tecnico. Ora, chi farà questo governo tecnico? Sicuramente il Partito Democratico, sicuramente Silvio Berlusconi, che si è già reso disponibile a questi tipi di governi, e con Mario Monti, e nel 2013 sostenendo Letta e poi facendo il patto del Nazareno. Quindi è già scritta in partenza quale sarà la vicenda del centrodestra, cioè quello di frantumarsi a 2-3 mesi dal voto, quando Berlusconi tornerà appunto a fare il governo di grande coalizione, Salvini e la Meloni diranno: ah, Berlusconi ci ha tradito. Beh, sappiate, è la seconda volta che vi tradisce, e quindi siete secondo me in malafede in questa presenza del centrodestra. Il centrodestra non va da nessuna parte, si tiene in piedi semplicemente perché Salvini ha bisogno fortemente di mantenere in vita Silvio Berlusconi, perché Silvio Berlusconi gli tiene in vita le maggioranze in Lombardia, in Veneto e in Liguria, che sono le tre regioni che interessano sostanzialmente alla Lega. Quindi ecco ben spiegato qual è la dinamica d'oggi del centrodestra. Noi non vogliamo partecipare a questo gioco, vogliamo andare alle elezioni da soli, e quando avremo i nostri deputati in Parlamento, semmai esisterà un governo di centrodestra e semmai questo governo di centrodestra presenterà delle proposte in senso sovranista, di uscita dall'euro, di uscita dall'Unione Europea, di fermare l'immigrazione, qualsiasi cosa che suona bene alle nostre orecchie, noi siamo pronti a dare il nostro appoggio esterno a questo governo di centrodestra. Ma credetemi, non ci sarà nessun governo di centrodestra, ci sarà un governo tecnico, e questo governo tecnico nascerà a causa della legge elettorale fatta anche da Matteo Salvini. È per questo che noi non stiamo più in alleanza con Matteo Salvini. Quindi non credi che Salvini stia, cioè, non parla più di Roma ladrona eccetera, ma vuol fare una Lega Nazionale? Ma questa cosa della Lega Nazionale l'aspettiamo ormai da 5 anni. Io ripeto, cioè, guardate nella Lega vera Zaia, Maroni, il peso che hanno, tutta la vicenda sulle autonomie, ma soprattutto guardate una cosa, cioè Salvini anche quando va in Puglia, quando va in Sicilia, può andare dove vuole, voi non troverete mai un tricolore alle sue manifestazioni, mai. Guardatevi tutti i filmati, andate su, fate tutto il lavoro di ricerca che potete, non troverete mai un tricolore, che vuol dire che la Lega continua a rimanere sostanzialmente una formazione che ha la volontà di smembrare questa nazione. Una volta la chiamavano secessione, oggi la chiamano autonomia. Immagino un'Italia con 20 autonomie, per quante regioni ci sono, e quindi sostanzialmente la fine dello Stato nazionale, e questa è una cosa che per noi è intollerabile. Proprio legata a questo, prima di passare a parlare del Lazio, proprio una domanda sui referendum che c'è stato in Veneto e Lombardia, voi vi siete espressi? No, non ci siamo espressi, ma diciamo non abbiamo partecipato al voto, perché ripeto, ad oggi è sacrosanto che i veneti siano fortemente arrabbiati con il cosiddetto Stato centrale, però va chiarito che questo Stato centrale non è più Roma, ma è Bruxelles, per cui c'è poco da chiedere la secessione o l'autonomia quando tu comunque devi prendere gli ordini da Bruxelles, perché immaginate, diciamo così, un Veneto che si stacca dall'Italia e che diventa una piccola provincia dell'Europa, che questo è quello che ha detto Zaia in diverse interviste. Noi immaginiamo un Veneto, diciamo così, nazione,
o che faccia parte comunque sia come un cantone della Svizzera, faccia parte dell'Europa Unita. Beh, con queste prospettive non si va da nessuna parte, secondo me. Certo. Prego, no, parliamo del Lazio, delle priorità. Sì, per rispondere all'ascoltatore, la priorità è invertire la tendenza che si è generata in regione in materia di sanità. Si chiudono gli ospedali, si accorpano in poli, in poli sanitari dalla dubbia durata, e cioè comunque andrebbero a servire un'utenza troppo ampia, soprattutto nei mesi estivi. Penso ad alcuni territori, tipo hanno accorpato adesso in un unico polo sanitario sia Marino, Velletri, Frascati e Anzio. Queste sono località, ad esempio, dove in estate ci sono molti più utenti, perché si trasferiscono lì in molte famiglie. E mandare, l'altro giorno stavo appunto all'ospedale di Velletri, ormai è per due terzi chiuso e in dismissione, il personale è pochissimo, e quindi mandare queste strutture così verso la chiusura, cioè di interesse principale per il cittadino, appunto, avere questi servizi. Ma pensiamo pure al San Giacomo nel pieno centro di Roma, che ormai è chiuso da anni e che comunque la regione continua a pagare l'affitto di quella palazzo. Struttura del palazzo, e ce l'ha vincolato fino al 2033. Quindi, a me della sanità piacerebbe molto parlare, proprio sì. Perché io penso che molti non abbiano mai messo piede, non mettano piede se non da raccomandati in un pronto soccorso, perché basterebbe andare in alcuni pronto e anche sugli ospedali di provincia. Beh, bisogna vedere, a volte sono veramente non in grado, sì, magari sono aperti, però non sono in grado di curare le persone. No, ma poi ci sono insomma delle realtà veramente... Ma perché bisognerebbe entrare nei pronto soccorso. Cioè, interi reparti, cioè, c'era il reparto di dialisi al San Giacomo, che è dovuto andare altrove con grande disagio. Pensiamo anche per un'altra cosa romana, pensiamo al San Camillo, ormai... anche quello abbandonato, sì, sì. Entrare... dismissione. Scusate, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Chiamo da Roma. Prego. Volevo fare un paio di domande ai vostri ospiti. La prima è così, un parere proprio flash, una risposta secca su cosa ne pensate della legge Fiano. Ecco, questo adesso che... un vostro parere, ecco, ovviamente ci viene un po' da ridere a tutti, però insomma un parere secco su questa legge. Prima, e poi l'altra domanda forse più seria è quella invece riguardante il vostro impegno soprattutto nel, ma che si è visto per Ostia, ecco, il vostro impegno quotidiano per le fasce più deboli. E volevo una vostra opinione sulla proposta che fanno i 5 Stelle del reddito di cittadinanza. Grazie. Ok, vado io e... A scelta. La legge Fiano, se ne può dire tutto il male possibile che vogliamo, ovviamente speriamo non passi. Anche qui ormai la legislatura è a scadenza, non lo so se faranno in tempo. Comunque è la solita legge che serve semplicemente a coprire una legislatura patetica che non è riuscita a concludere niente, che ha semplicemente peggiorato la vita degli italiani, e quindi a fine legislatura si tira fuori la legge Fiano, così facciamo un po' di clamore, rispolveriamo l'antifascismo e cerchiamo di riunire un po' una sinistra che ormai si è persa. Poi è una legge che è liberticida, che va contro la Costituzione, quindi non passerà mai, no? Alla fine... Speriamo. Mi sembra... non è neanche stata messa in calendario, quindi... No, mi sembra... è proprio... Infatti, era uno spot, diciamo, elettorale, esatto. Ora passata la Buriana. Se ne rendono conto anche loro. Poi si concentrava sull'oggettistica con la faccia Mussolini. Per carità, se magari riuscisse a toglierci di mezzo chi ha le parannanze col Duce o le mutande con Mussolini sopra, perché esistono anche certi oggetti, sarebbe anche interessante. Però in ci sono anche oggetti ancora peggiori sulle vendute al centro di Roma per i turisti, che, no, anche peggiori. Insomma, di paccottiglia ce n'è purtroppo, e la memoria di Mussolini secondo me non merita di essere ricordata appunto sulle parannanze o sui... Poi,
spesso mi fanno questa domanda, ma non avete paura che vanno a distruggere l'obelisco, il monumento a Mussolini? Guardate che dei monumenti a Mussolini in Italia ce ne sono 3.000, perché voi potete andare in ogni piazza, troverete una scuola di architettura razionale con sopra i fasci, che vi sta lì a significare che Mussolini ha fatto quella cosa negli anni in cui ha governato, per cui c'è poco da pensare di poter cancellare il fascismo dalla storia d'Italia, questo è impossibile, per cui la legge Fiano ci preoccupa fino a un certo punto. E poi per quanto riguarda l'altra domanda, che era su Ostia, mi pare. Una era su Ostia. Ok, su Ostia noi ovviamente stiamo dando il massimo, come seguite siamo a fianco dei cittadini, portiamo le buste della spesa in tutta Italia e non solo sotto elezioni a tanti cittadini italiani. Mi si faceva la domanda sul reddito cittadinanza, sì, molto sì. importante, perché noi siamo contrari al reddito cittadinanza, perché noi vorremmo dare lavoro a tutti gli italiani piuttosto che una paghetta per stare a casa ad aspettare la sorte, come si dice a Napoli. La cosa grave del reddito cittadinanza è questa, che mette la gente in condizione quasi di schiavitù, perché immaginate appunto di stare a casa con un reddito cittadinanza che è bassissimo, perché si parla di raggiungere la soglia di povertà sostanzialmente, e quindi di arrivare ad 800 euro al mese, e quindi aspettare a casa 800 euro al mese la chiamata di qualcuno che ha bisogno di voi più o meno per quella cifra, perché non pensate che poi vi arriveranno chiamate di lavoro per 1.500-2.000 euro al mese. La cifra è quella, quindi si tiene basso sostanzialmente il livello dei salari e si fa sì che i precari siano sostanzialmente obbligati ad andare a lavorare a quelle cifre. Se arriva una grande azienda, se ci fosse reddito cittadinanza, arriva una grande azienda e vi dice signori miei, mi servono 100 persone a 700 euro per venire a lavorare 6 mesi, dovete venire voi, se vi rifiutate perdete il reddito cittadinanza, quindi voi siete obbligati ad andare a fare quel lavoro sottopagato e andare a fare, diciamo così, l'operaio di riserva, e qui l'unico problema che si risolve è appunto il problema che ha un'azienda di trovare 100 persone sottopagate da sfruttare. Quindi il reddito cittadinanza per me non porta da nessuna parte, preferiamo pensare di dare lavoro serio, pulito e soprattutto sicuro e ben pagato. Per fare questo tipo di politiche, per far ripartire l'Italia, il lavoro, le paghe stabili, il lavoro sicuro e non quello precario di oggi, le chiamate a gettone, serve necessariamente uscire dall'euro e dall'Unione Europea. Chiunque vi dica che fa una politica economica che vi parla di soluzioni, di alzare le pensioni, di fare qua, di eliminare la Fornero, di fare la flat tax, e non vi dice prima che vuole uscire dall'Unione Europea e dall'euro, vi sta prendendo per i fondelli, perché non si può realizzare nulla all'interno dell'Unione Europea e all'interno dell'euro. Ecco, a proposito di questa cosa qui, io volevo un attimino, come dire, fare un discorso un po' più generico, no? Perché abbiamo fatto un po' la storia di Casa Pound. Facciamo intervenire che, anche il signore. Sì, sì, infatti allargo un po' a tutti i presenti questo mio ragionamento, perché Casa Pound, che da movimentismo è diventato una realtà politica che si vuole misurare con le istituzioni, che sceglie quindi in qualche modo la dialettica democratica. Ecco, noi parliamo spesso, anche qui nelle nostre trasmissioni, voi lo fate costantemente, insomma, di sovranità, ma noi stiamo in un contesto, voi lo sapete, neoliberista, in cui l'unica sovranità è quella della finanza, è quella del mercato. Quindi questo si sposa poco con la sovranità che appartiene al popolo e sta scritto sulle nostre carte. Allora io quello che vi chiedo, c'è ancora la possibilità secondo voi di incidere all'interno di queste regole del gioco, cioè di fare qualcosa per cambiare proprio questo modello di sviluppo? Perché il mio timore è che all'interno di questo meccanismo appunto neoliberista, dove la sovranità è finanziaria, in realtà non ci sia molto la possibilità di scegliere, nel senso destra, sinistra spesso sono il rovescio della medaglia, cioè fanno parte di un gioco delle parti dove non c'è la possibilità di incidere. Fondamentalmente voi come riportereste la sovranità al popolo? Attraverso appunto scegliendo di aderire alle regole della democrazia. C'è un modo per poter incidere davvero, e voi avete da questo punto di vista delle priorità? Cos'è che fareste al governo? Guarda, l'argomento è complesso, sì, quindi... Sì. C'è una telefonata, poi rispondiamo. Pronto? Annotiamoci la cosa. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Sto chiamando da Roma. Prego. Dunque, vorrei avere l'opinione dei vostri ospiti in merito alle dichiarazioni dell'assessore Baldassar alle politiche sociali del Comune di Roma, relativamente alla proposta di
dare 1.000 euro alle famiglie che si renderanno disponibili adesso ad ospitare i richiedenti asilo. Vorrei sapere da loro se prevedono una risposta da parte dei romani, che tipo di risposta. Allora, io risponderei sulla questione nazionale e poi lascerei forse a Mauro la questione locale. La questione nazionale, come si torna alla sovranità? Beh, tanto semplicemente, ovviamente con la volontà popolare. Se immaginiamo, diciamo così, domani Casa Pound prendesse il 51% alle elezioni per ipotesi, e quindi gli italiani danno un mandato di volontà popolare per perseguire la politica di sovranità, Casa Pound immediatamente uscirebbe dall'euro in maniera unilaterale e abbandonerebbe l'Unione Europea in maniera unilaterale. Voi dite, siamo oggi in un sistema economico così, diciamo, complesso per cui uscire può essere un rischio, ma la prima cosa che deve fare una nazione che esce dall'euro e dall'Unione Europea è rimettere, diciamo così, sotto il controllo dello Stato tutto quanto il settore economico, il che vuol dire mettere, ovviamente se si esce dall'euro si torna ad avere una moneta sovrana, questa moneta sovrana deve essere messa dalla banca centrale e questa banca centrale deve essere nazionalizzata e rimessa sotto il controllo del Ministero dell'Economia e del Tesoro, esattamente in una situazione che è quella che era precedente al 1981, quando ci fu il divorzio fra la banca centrale e il Ministero del Tesoro. Ecco, non credete che ci potrebbero essere, diciamo, ripercussioni pesanti sull'economia da parte dell'Unione, della Comunità Europea? Ci sarebbero attacchi speculativi, ma nel momento in cui tu riesci a tornare ad essere sovrano della tua moneta e riprendi la tua banca centrale, la tramuti in prestatore di ultima istanza, ovvero colei che fa fronte stampando moneta alle eventuali difficoltà, perché non è detto che ce ne siano, ma se ce ne fossero, avere una banca centrale che può far fronte a questo vuol dire mettere sostanzialmente sotto controllo l'economia della nazione. Faccio un esempio molto pratico, perché spesso si dice, beh, ma che fate, mettete la banca centrale sotto il controllo dello Stato e poi comprate il debito pubblico quando non trovate finanziatori esteri? Perché magari le nazioni estere, di fronte a un'Italia liberata, potrebbero dire, beh, allora sapete che c'è, adesso noi ci vendichiamo e non vi compriamo più i titoli di Stato, oppure il tal fondo americano, certo, non compro il titolo di Stato. Lo compra la banca centrale, non è fantascienza, lo sta facendo oggi la BCE, che compra i titoli che fa il prestatore da ultima istanza e per tutti quanti gli stati europei. Quindi non è che stiamo parlando di una cosa che è fuori dal mondo, è quello che succede nelle nazioni civili. Può aumentare il debito pubblico? Certo, il debito pubblico può aumentare, forse deve aumentare in questa fase economica, perché l'Italia ha bisogno che lo Stato programmi la sua economia in deficit, quindi non facendo il pareggio di bilancio che l'hanno messo anche in Costituzione, che è una cosa assolutamente da cancellare. Dobbiamo fare come le nazioni serie del mondo. Sapete chi sono le nazioni che hanno il debito pubblico più alto del mondo? Gli Stati Uniti e il Giappone, le economie più avanzate della Terra. Gli stati che invece hanno il debito pubblico più basso del mondo sono il Gabon, il Congo belga. Quindi l'Italia ha la possibilità di svilupparsi pienamente facendo questo tipo di politiche. Ripeto, prendendo sostanzialmente il governo della nazione con una serie di decreti che si possono fare in una settimana, si può tranquillamente mettere al sicuro l'economia di questa nazione e liberarsi dai vincoli odiosi dei nostri avversari politici, perché io considero oggi la Germania e la Francia degli avversari formidabili di questa nazione, per cui è da loro che in qualche maniera ci dobbiamo guardare le spalle, e ovviamente anche da tanti fondi speculativi che sono quelli che ragionano e che tifano sempre affinché le nazioni scompaiano. Ce ne sono diversi, insomma, che sono economie belle potenti, immagino, vabbè, non faccio i nomi, perché però sappiamo di chi stiamo parlando, ecco. Anche perché qualcuno ce lo dimenticheremo, perché sono tanti. Sono tanti, ce ne sono tantissimi, e alcuni sono completamente così acefali, non hanno alcuni hanno anche dei personaggi abbastanza noti dietro che potrebbero fare attacchi speculativi all'Italia, però ripeto, una volta che tu hai messo sotto controllo, e lo puoi fare in una notte, la tua banca centrale, nazionalizzandola e mettendola sotto il controllo dello Stato e ovviamente tornando a stampare moneta, in quel momento tu hai messo al sicuro. Tutte queste cose si possono fare e sono scritte nella Costituzione, cioè la Costituzione in alcuni punti, ma non è che dobbiamo diventare noi, che siamo gli eredi della Repubblica Sociale, i più strenui difensori della Costituzione, ma nella Carta Costituzionale ci sono tanti punti che sono sostanzialmente presi dal precedente ordinamento e soprattutto quelli di matrice economica.
appunto nel 41, 42 e 43 articoli della Costituzione si parla chiaramente che nell'interesse nazionale si può nazionalizzare qualsiasi cosa, per cui un governo che vuole approcciarsi all'economia in questo senso, e rispettando anche i dettami della dottrina del fascismo, dico io perché stiamo parlando esattamente della stessa cosa, può tranquillamente nazionalizzare Banca d'Italia, può nazionalizzare le grandi imprese, il settore energetico, può anche bloccare la fuga di capitali, perché ci sarebbero tanti. La prima cosa a cui tutti pensano. Basta un decreto per bloccare la fuga di capitali, non è che ci vuole tanto. E poi dopo si può tornare a fare una concertazione per far capire anche ai capitali che è conveniente stare qui, anche con una moneta sovrana, e soprattutto far capire a chi ha questi capitali e alla grande industria che bisogna essere tutti uniti nell'interesse della nazione. Questo è un lavoro di concertazione, però io mi rendo conto che se Casabonda vincesse le elezioni domani con il 51% ci sarebbe, oddio, scappiamo, fuga i capitali, certo. Ma soprattutto sarebbe montata d'arte anche da determinati media, no? Certo. Ci sono i grandi media che sono tutti nelle mani di chi ha interessi a smontare questa nazione, per cui tu avresti sicuramente tutti i media che dicono attenzione, correte ai bancomat a prendere i soldi perché è la fine del mondo, bisogna essere preparati per fare questo, ma se Casabonda avesse il 51%, state tranquilli che si vorrebbe fare tranquillamente. Volevamo allora rispondere all'ascoltatrice? Io sì, però volevo mandare la pubblicità. Allora, priorità, un minuto, commerciale. Solo un minuto, perché c'è scritto nella pubblicità, prima che Fiano non trovate più i nostri. Questo Almirante faceva, iniziava tutti i comizi con Giovinezza. Quindi. E finiva con Inno a Roma. Eh? E finiva con Inno a Roma. Inno a Roma. Allora. Sì, per rispondere all'ascoltatrice circa la proposta di quest'oggi della Baldassarre e della Raggi, rispondo che è una vera e propria sciacallata, cioè pensare che e comunque a Roma ci sono il 50% delle famiglie che vive sotto soglia e che il 15% delle famiglie è sotto la soglia della povertà, quasi indigenti, e pensare di offrire 1000 euro al mese a delle famiglie ospitanti per ospitare appunto migranti è veramente una cosa senza senso e senza veramente un barlume di carità invece per questo popolo che è quello italiano. Noi non ci stancheremo mai di dire che per noi vale sempre lo slogan prima gli italiani. Francesco, se volevi aggiungere qualcosa su questo. Su questa cosa qua io direi che appunto questa iniziativa della Baldassarre, questa proposta della Baldassarre si inquadra in un ennesimo tentativo da parte del Movimento 5 Stelle di favorire l'immigrazione.
quindi tutti gli slogan che aveva proposto Grillo su fermare l'immigrazione, ogni tanto no, c'è qualche battuta di arresto da parte del Movimento 5 Stelle, ma in realtà di fatto l'immigrazione viene continuata a essere favorita attraverso anche questo tipo di proposte. È vero che l'immigrazione è un problema che sta a monte, quindi ovviamente bisognerebbe un attimino riscrivere, no, determinati trattati con le nazioni nordafricane, intervenire con la marina militare, bloccare l'immigrazione a monte quando arrivano sulle nostre coste. Però è vero pure che quello che possiamo fare, che potrebbero fare le amministrazioni locali, è evitare questo tipo di iniziative che favorirebbero ancora di più l'insediamento di centri d'accoglienza, che creano poi problemi sul territorio, problemi gravi con la cittadinanza. E ovviamente noi ci opporremo insistentemente contro questo tipo di iniziative, questo tipo di proposte, come abbiamo sempre fatto quando hanno aperto nelle periferie della nostra città i centri d'accoglienza o comunque anche campi abusivi dove comunque vengono messi queste persone, e ovviamente ci opporremo anche a questo tipo di proposta. Ti ringrazio, ma abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? 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 Buonasera. Da dove ci chiama, signora? Chiamo da Roma. Chiamo da Roma. Pronto? La sentiamo. Pronto? Noi chiamo da Roma. Si chiude. Ho telefonato perché ho sentito. Abbassi pronto? La televisione, pronto? Per favore. Eh. Signora, abbassi la televisione. Pronto? Signora, ho pronto? Se abbassa la televisione ci capiamo tutti meglio. Sì. Ecco. Ho sentito una musica stupenda. L'ho abbassata. L'ho abbassata. Senti adesso. Benissimo, prego. A chi vuol parlare? Che non si sentiva da anni. Io ho dischi. Io ho tantissimi dischi. Al nostro direttore non piace. Perché non dite agli italiani le opere che ha fatto Mussolini, che ha bonificato l'Agro Pontino, ha fatto la casa famiglia, ha fatto uscire l'Italia dalla guerra, poi è stato trucidato dagli inglesi d'accordo con i partigiani, e sapeva Hitler di quello che stava facendo. Oggi abbiamo un governo di dittatura di sinistra che non riesco a capire come mi permettono di parlare. Perché noi siamo in dittatura di sinistra, televisione, se non altro non è stato eletto da nessuno, cantanti, tutti di sinistra, e con gli italiani di oggi, io non è stato eletto da nessuno, ma con questi italiani pecora che abbiamo oggi, che stanno con la testa dentro la sabbia, lei pensa che reagiscono? Perché uno che dice che è italiano dicono che è fascista? Perché se tu dici sono italiano, l'immigrazione è a casa sua, prima gli italiani e poi gli immigrati. Grazie, no, signora, razzisti. Grazie. Sì, io sono razzista. Ci continuo a seguire io ogni martedì. Io sono in una zona di Monte Spaccato. No, aspetti, no. No, mi fa parlare, se no fa come le altre stazioni. No, no, però... Allora lei fa come le altre stazioni. No, no, non ci può dire la verità. E non va bene questo. E allora mi delude? Lei no, mi delude. No, no, io... No, no, dico però deve allora essere pure breve. Parlare. Faccia la domanda, faccia io la domanda. Io vivo in una zona dove abbiamo una chiesa. Io ho anche il magazzino. Il nostro magazzino è una zona dove abbiamo una chiesa. È a Monte Spaccato. L'oratorio ai musulmani. Abbiamo una zona con i musulmani a pregare Maometto il venerdì mattina. E l'Italia, e qui nessuno dice niente. Noi prete non suona più le campane perché a loro dà fastidio. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Grazie, signora. Allora se io devo chiamare perché lei non mi fa dire quello che devo dire, vuol dire che siete come Gigi e Bullo, cioè essere Renzi. Signora, Gigi e Bullo lo chiamo io. Allora quello Renzi è Gigi e Bullo, perché non è un uomo, è un pupazzo.
Mi sembra Alvaro Vitali. Vabbè. Ha capito? Signora, grazie. Tutti buffoni. Grazie. Grazie, signora. Ci continua a seguire. Ci chiami una volta a settimana. Noi... Nelle future elezioni, se non mettete i controlli, vi ruberanno i voti. Ve li ruberanno. Signora, non porti sfiga. Io vi rispetto, vi ammiro. La saluto. Gli unici che avete le palle e che vi siete mossi per problemi italiani. Grazie signora. Buonasera. Grazie, grazie a lei. Ci continui ogni martedì, la telefonata più breve gliela facciamo fare. Grazie, buona serata. Allora, no, stavamo parlando di... facevo anche la domanda su perché questa cosa fa parte anche di una filosofia, perché è vero i 1.000 euro, io immagino in speculazione ci possono essere su finte cose, certo. Ma è la stessa sulle 800 euro ai rom per affittare casa. Io immagino un padrone di casa che affitti la propria casa a una famiglia rom, credo che sia abbastanza raro, oltre al fatto di dare questo tipo di contributo, fa parte stessa filosofia. Beh, però un contributo del genere potrebbe essere appetibile da parte di famiglie che sono in difficoltà, quindi questa cosa. Sì, appunto, ma questa è per Roma, cosa però. È veramente è un dramma vero. Lavoro, perché se no. Ma questa è per i Roma, non è per le tutte le famiglie. Abbiamo una telefonata, scusate, abbiamo. Pronto? Sì, pronto, mi sente? C'è una casa piccola. Bene, mi dica. Una domanda veloce. C'è una casa piccola e povera. Guardi, io non ho una domanda veloce da fare, volevo soltanto fare un appunto. Ho avuto il piacere di conoscere bene i ragazzi di Casa Pound e volevo fare un elogio a questi esseri umani, perché sono gli unici che pensano agli italiani. Io abito in zona Monteverde, sono riusciti a far chiudere il centro di accoglienza a Viera Mazzini. E sono riusciti a fermare degli sfratti, ci stanno sempre vicino, quindi io volevo fare i complimenti a questi ragazzi che lottano tutti i giorni, che hanno ottenuto un risultato ad Ostia storico. Io spero e mi auguro con tutto il cuore che riescano ad entrare in Parlamento. Io sono un'accanita sostenitrice e ho avuto il piacere di partecipare a diverse azioni di Casa Pound, a diverse manifestazioni di Casa Pound, quindi diciamo che da italiana dico soltanto che c'è un preconcetto che comunque non riesce a far vedere, perché questo si vuole, non si vuole far vedere chi realmente è Casa Pound. Io veramente spero che riescano a portare in Italia questa rivoluzione di cui noi abbiamo bisogno. Volevo ricordare le cose. Io le spiego il perché l'abbiamo invitati. Noi abbiamo ricevuto molte richieste dai nostri abbonati, ma anche da tante persone che ci seguono, di fare una puntata dedicata a Casa Pound, ma ne faremo anche delle altre e avremo ospiti spesso. Sì, ve la chiediamo, e mi perdoni se la interrompo, non le voglio far perdere tempo, non sono qui per offendere lei, ci mancherebbe, lei una persona che presenta il suo programma. Io vorrei fare i miei complimenti a Mauro Antonini per la sua candidatura, io sicuramente Grazie. Lo voterò. E soprattutto vorrei fare complimenti a Simone Di Stefano, perché ho seguito tutte le sue trasmissioni, da quella dell'Annunziata a quella con i quattro mostri e la trasmissione di Formigli. Quindi complimenti a questi ragazzi, tutta la mia vicinanza. Grazie. Io tifo per loro, voterò loro e farò sì che tutte le persone che io conosco abbiano il piacere e l'onore di conoscere queste persone che amano l'Italia e soprattutto gli italiani. Quindi viva l'Italia, grazie. Viva gli italiani e viva Casa Pound. Grazie, la vita. Grazie a lei. Buona serata. Ogni martedì grazie. Siamo in trasmissione con delle realtà di destra, perché a me dicono sempre: ma perché non facciamo un dibattito, vediamo la sinistra? A noi non ci hanno mai invitato. Ecco, io non infatti. No, la signora poi ricordava di... cioè, lei ha detto di essere di Monteverde. Volevo ricordare, lì abbiamo fatto chiudere il presidio umanitario di Croce Rossa, cioè così chiamato presidio umanitario di Via Ramazzini. Quello con le tende? Aveva creato quella la tendopoli di Via Ramazzini, aveva creato molti problemi. Addirittura c'era stato il fatto di cronaca dell'erboristeria rapinata, poi il signore che aveva subito il furto poi da parte del migrante o sedicente tale, poi ha avuto un infarto e ha dovuto chiudere l'attività, quindi cioè, parliamo pure di drammi, ripercussioni e così. E poi ricordiamo pure che in quella zona persiste pure Donna Olimpia, che comunque no, è quel
quel quartiere di case popolari che abbiamo aiutato attivamente, anzi c'era proprio Simone quel giorno, abbiamo bloccato gli sfratti là che dovevano avvenire a catena. Sì, non solo, vabbè, oltre ad averlo costruito poi quel quartiere, perché sostanzialmente fu costruito dal fascismo e inaugurato da Benito Mussolini. C'era la signora che ha chiamato prima che si sentiva. Io vorrei dire una parola su questa vicenda infame, uso questo termine, del pagare 1.000 euro alle famiglie romane che ospitano l'immigrato in casa. Quando si parla di grande sostituzione, spesso si dice ma voi siete complottisti perché pensate che ci sia qualcuno che vuole sostituire il popolo italiano. Di fronte a una famiglia che non arriva a fine mese, che non riesce a mettere magari la cena sul tavolo e soprattutto non fa figli magari, o non ne fa altri, perché non si arriva appunto a far quadrare i conti, proporre 1.000 euro non per fare figli ma per ospitare in casa qualcuno, uno straniero, e quindi cioè questa è proprio la vera sostituzione, cioè al posto di una culla io ti metto un bel immigrato, un senegalese di 35 anni che sta qui e non si sa fa bene come, cioè questa è proprio la scena della sostituzione, capito? Io prendo una culla, la tolgo e questa ci metto dentro un ragazzone di 35 anni. A parte c'è una telefonata, abbiamo un'altra telefonata stasera. Pronto? Però vuol dire che siamo a contatto col pubblico, questo ci fa molto piacere. Una critica forse. Pronto? Pronto? Mi sentite? Sì, sì, benissimo. Abbassi la televisione, per favore. Aspetti, abbassi. Mi sentite? Sì, abbassi la televisione. Grazie. Sì, salve. Buonasera. Tutto diciamo complimenti all'inizio per la trasmissione. Io chiamo dalla Sicilia. Ecco, sono ottimo. Lontanissimo. Mi sentite? Sì, sì. Benissimo. Vado avanti, che passa il tempo. Volevo complimentarmi innanzitutto, la mia non è una domanda, con Simone Di Stefano e gli altri ragazzi presenti in studio, soprattutto perché sono consapevole del fatto che dietro a questi successi c'è tanto, tanto, tanto lavoro. Un lavoro duro, soprattutto caratterizzato nonostante l'oscurantismo meschino dei media. E se posso veramente fare una domanda a Simone, come intende lavorare in Sicilia, che ancora Casa Pound non ha attecchito in maniera così forte e decisa come in altre regioni. Grazie. Grazie a lei. Beh, in Sicilia non siamo riusciti a presentare la lista per problemi sostanzialmente poi burocratici, anche perché siamo poco avvezzi alle dinamiche, e magari più in periferia lo siamo ancora meno, alle dinamiche burocratiche che ruotano attorno alle elezioni, che per chi non è dell'addetto ai lavori non sa che c'è un mondo terribile, che per presentarsi alle elezioni bisogna raccogliere tantissime firme, che queste elezioni devono essere firme tutte vidimate, autenticate, messe tutte insieme e portate in uffici elettorali. E guarda caso, chi deve fare questo lavoro sono solo i partiti che sono fuori dal Parlamento, perché chi già è seduto in Parlamento non deve raccogliere nessuna firma. Quindi da lì nascono le difficoltà, però stiamo crescendo anche in Sicilia, sono convinto che se ci fossimo candidati avremmo anche lì tirato fuori un ottimo risultato, sarà per la prossima volta. Adesso se anche grandi movimenti devono ricorrere alle firme false, esatto, vuol dire che c'è qualche difficoltà. No, poi le nostre le controllano tutte una per una, quindi noi abbiamo la difficoltà doppia, però adesso ci sono le elezioni nazionali, ci sono i collegi in Sicilia, quindi stiamo già raccogliendo le firme per presentarci anche in tutti i collegi della Sicilia e saremo sulla scheda elettorale in tutta Italia, compresa tutta la Sicilia. Quindi è il momento di darsi da fare tutti, chiunque ci ascolta anche da lì, di contattare i referenti locali e mettersi a disposizione per fare questo grande lavoro di raccolta delle firme che servirà a candidare Casa Pound in tutti i collegi. E sono convinto che anche in Sicilia ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Grazie, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Prego, da dove chiama? Buonasera da Ciglia. Buonasera. Prego, faccia allora, una domanda per Simone Di Stefano. Cosa ne pensa del reddito di natalità adesso che hanno dimezzato il bonus bebè e quelli del PD? Sì, grazie per la domanda. Praticamente cosa è successo? Da dove chiama? Da Ciglia. Da Ciglia, già l'abbiamo chiesto. Oggi il governo ha detto che darà questo bonus per la natalità, che prima era di 80 euro al mese per 3 anni e adesso diventerà 40 euro al mese per 1 anno. Dice però sarà una misura che ci sarà per sempre. Ecco, a me francamente, che sono padre di 2 bambine, se dovessi avere un altro figlio, 40 euro al mese per 1 anno non ci faccio
niente. Cioè, non sono queste le misure che possono invertire la tendenza della curva demografica in Italia. Il centrodestra parla di tagliare l'IVA sui pannolini, anche questa è una misura che non serve a niente. Casapound propone il reddito nazionale di natalità, che vuol dire 500 euro al mese da 0 a 16 anni, ovvero 500 euro ogni mese da 0 a 16 anni. Queste sono politiche che possono invertire la curva demografica. Noi dobbiamo tornare a fare figli. Tutti quanti poi ci dicono, ma sono uno sproposito di soldi, come si fa? Beh, basta tagliare anzitutto i 5 miliardi di euro l'anno che spendiamo per l'accoglienza di questi finti profughi. Ogni anno lo Stato italiano, con i soldi nostri, non dell'Unione Europea, tira fuori 5 miliardi di euro per accogliere questi clandestini, con la famosa cifra che tutti quanti conoscete, che sono 35 euro al giorno, che fanno 1.050 euro al mese cada uno. Ecco, ebbene, noi con questi 1.050 li vogliamo dividere in due e dare 500 euro a due bambini. Quindi, togliendo di mezzo un clandestino, guadagniamo due bambini italiani. Questa è la nostra proposta, si può fare tranquillamente. Ci sono già i soldi, perché ci sono miliardi di euro, ma non vi dovete far fregare. Quando voi portate avanti queste proposte rivoluzionarie che possono cambiare la vita delle persone, spesso vi viene detto dove sono i soldi, come si fa a fare la copertura di bilancio. Ecco, in un sistema come lo immaginiamo noi e come lo vogliamo noi, con la piena sovranità monetaria, con la piena sovranità di bilancio e con la banca centrale nazionalizzata e messa agli ordini dello Stato, non ci sono problemi di coperture, perché è lo Stato ad emettere il denaro ed è lo Stato a definire tutta quanta la sua economia, per cui non c'è un problema di coperture, c'è un problema di volontà. E inoltre i miliardi ci sono, ripeto, ci sono i 5 miliardi che diamo ogni anno per l'immigrazione, ci sono i 70 miliardi di euro che l'Europa, quando usciremo, ci dovrà restituire, perché l'Italia è contributore netto dell'Unione Europea, ci sono i miliardi di euro che ogni anno versiamo al fondo salva stati dell'Unione Europea, che non daremo più da quando usciremo dall'Unione Europea. Per cui, credetemi, usciti dall'Unione Europea noi troviamo la nostra ricchezza, e con questa ricchezza possiamo fare questo tipo di politiche. Pronto, buonasera, l'ultima telefonata, prego. È caduta la linea. Comunque allora, i clandestini minorenni prendono 120 euro al giorno, cioè dicono quelli dei 35, ma sono per i maggiorenni. Perché hanno un costo, È caduta la linea? Che poi, Mauro, per minorenni questi intendono pure, che ne so, i ragazzini 17enni che stanno a stazione Termini a spacciare, per dire, assolutamente. No? O uno che ha detto che ha 17 anni, perché qui quando arriva la gente dice io ho 17 anni. Abbiamo una telefonata. Pronto? C'hanno una barba. Pronto? Così. Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Provincia di Varese, Cardano al Campo. Prego. Mi sente? Sì, benissimo, abbassi la televisione e parli. Veloce. Niente, che siamo in chiusura. Aspetti che abbasso. Sì, parlava di dover racimolare soldi, semplicemente 16 miliardi dalle finte con mafie che siamo obbligati a pagare nella bolletta dell'Enel. Anche, sì. È un di sistema, sì, miliardi buttati al cesso per sovvenzionare energie verdi inutili, che danno energia a bassa potenza. Noi consumiamo potenza, non energia. Grazie, grazie, siamo in chiusura. Il nostro direttore del Candido, vediamo come che vignette ci propone questa settimana. Grazie, ci continua a seguire ogni martedì sera, buonasera. Sì, il nostro amico da Varese, però insomma sardo proprio nell'anima, da quello che abbiamo capito. Allora, niente, abbiamo parlato, appunto abbiamo toccato, anche se vagamente, i temi della politica nazionale e il disastro della sinistra, che però ultimamente si aggiorna, diciamo, a quantomeno aggiorna i suoi slogan. Allora, vediamolo, è un discorso che poi abbiamo affrontato parlando di sistema economico in generale. Vediamolo se dalla regia ci agevolano la prima vignetta. Eccola qua, la sinistra si aggiorna i suoi slogan. Lavoratori di tutto il mondo, Jobs Act. Auf Wiedersehen, diceva, una volta era unitevi, e adesso invece arrivederci, perché la sinistra ha scelto appunto di cavalcare l'ondata del neoliberismo, tradendo evidentemente le proprie origini, e si ricorda di essere sinistra soltanto quando rispolvera questo antifascismo, insomma, così grottesco, con la legge Fiano. E ce l'abbiamo anche per il centrodestra, anche di questo abbiamo parlato stasera, perché dai sondaggi sembra poi riconfermato che il centrodestra
è a trazione leghista. Ecco, la vediamo questa trazione qual è? Appunto l'abbiamo toccato, cioè sempre lui, Silvio Berlusconi, con la copertina che non si rassegna e quindi Salvini si riduce a fare un po' così, la badante padana. Ecco, foto ricordiamo sui temi dell'economia che abbiamo toccato prima, questa è un po' più lunga ma vale la pena di leggere, perché appunto certi temi ormai... certe realtà sono soltanto un ricordo. Allora, si vedono due turisti su una spiaggia e quindi lei diceva non è proprio in vacanza, lei è in ferie. E questo perché lei è uno di quei giovani italiani che ha, come lo vogliamo definire, un lavoro. Ma pensa te, scatta di Attilio che quando ci ricapita. Perché insomma le ferie, il lavoro sono una realtà, visto che andiamo incontro a una neoschiavizzazione che appunto... sono soltanto ormai un ricordo. Oh, chiudiamo perché ci avviciniamo praticamente al periodo natalizio con una vignetta appunto legata al tema in questione. I terremotati preparano la letterina, quelli di Amatrice. Caro Babbo Natale, potresti portarci le case? Che se aspettiamo Gentiloni, forse ecco, è meglio, è più celere Babbo Natale rispetto al governo, perché la situazione dei nostri terremotati è sempre così, marginalizzata. Allora, siamo in chiusura. Io ringrazio gli esponenti di Casa Pound, dal segretario Di Stefano a il nostro Mauro Antonini. Un voto l'abbiamo rimediato. Ha detto che ti voterà alle elezioni alla regionale. Un voto in più. Saremmo messi un male. Voto in più. E ringrazio anche Francesco Amato. Amato, ecco, è stata molto movimentata la trasmissione, quindi vi ringraziamo perché ci continuate a seguire, in fondo è l'unica trasmissione che affronta certi problemi senza veli e senza censure e senza preparare prima le domande e le risposte. Noi siamo in presa diretta e quindi è una trasmissione vera, come io l'ho sempre desiderata, oltre quelle che amavo quando ero ragazzo, che non c'era Belen che teneva, quando parlava Almirante, con Baghino, con tutti, che erano trasmissioni che erano veramente importanti, per me perlomeno, poi per altri non lo so. Allora, grazie a voi tutti che ci avete seguito, continuate a seguirci ogni martedì, ringrazio il nostro direttore, gli cambierò la musica, la cambiamo? No, è tanto carino. Allora, ringrazio il direttore del Candido, continuate a seguirci, chiedeteci in omaggio il Borghese e il Candido che ve lo faremo avere. Grazie a voi tutti, a martedì prossimo. Buonasera. Buonasera.